Ma guardi, dottor Parenzo, io la ringrazio per aver portato al centro del dibattito stamattina il tema vero, centrale, che è quello di un accesso illegittimo e illecito a delle informazioni sensibili di personaggi politici, dello spettacolo, dello sport, anche familiari di personaggi politici, come ha ricordato lei, la compagna del presidente Conte. Il problema però è che in questi giorni abbiamo assistito a un profluvio di dichiarazioni grottesche da parte del centrodestra. Ho sentito parlare addirittura anche di un'operazione 100 volte la P2, paragonata alla P2. Ho sentito parlare di Cafiero De Raho come di un soggetto che sarebbe in conflitto di interessi da parte di chi? Di Gaspari, che è un conflitto di interesse che cammina praticamente, immerso nei conflitti di interesse, e invece di unirsi la politica contro questa operazione illegittima e molto grave, e spero che la Procura di Perugia faccia piena luce e chiarezza soprattutto sui mandanti di questa operazione, ci si divide, si strumentalizza questa vicenda con un'operazione grottesca di vittimismo del centrodestra, che ricordiamo il centrodestra è la coalizione che governa il paese, quindi è la parte forte del paese, che se la prende con le opposizioni e con la stampa. Ecco, questa è una classica operazione di delegittimazione dell'avversario che si inserisce nel quadro che abbiamo visto in questo anno e mezzo di governo del centrodestra, cioè si delegittimano gli avversari, operazione di repressione del dissenso con ogni mezzo e con ogni forma. Addirittura repressione del dissenso. Allora, Tecce, Giulia Merlo, no, scusate, un attimo, sta facendo un'operazione di manipolazione della realtà, perché se qui c'è o c'è stato in atto un tentativo di delegittimazione delle istituzioni, è stato fatto da parte di questo finanziere Striano, e non si sa appunto per quali fini o mandanti o quali siano stati i mandanti. Quindi si è proprio la Baldino ha proprio capovolto la realtà, il tentativo di delegittimazione. No, semmai guardi, ad aver capovolto signore, la realtà sono stati Gasparri, Donzelli, gli esponenti si sta del difendendo legittimamente. Lei sta dicendo anche Conte, la compagna, sì, due su 800, perché gli altri 800 sono tutti diciamo così, scusatemi, Giulia Merlo, diciamo così, per il bene, scusate, un attimo, diciamo così.